con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. Sì, ricominciamo anche noi, riprendiamo da dove avevamo interrotto nel marzo scorso per tornare nelle vostre case, portarvi in giro per la Toscana, conoscere tanti tesori nascosti, parlare degli argomenti più attuali. Beh, oggi parliamo di salute, di medicina, parliamo anche di coronavirus e della fase post-Covid, se così possiamo definirla. Non sappiamo neanche se siamo nella fase post-Covid, ma sicuramente questo periodo storico che ha, come dire, contraddistinto questo 2020 in tutto il mondo doveva essere protagonista anche della nostra prima puntata di Ripresa della Pisaniana. E abbiamo scelto questo luogo perché parla di medicina, perché medici del Settecento hanno voluto la costruzione di questo tempio che vediamo alle nostre spalle, il Tempio di Minerva Medica. Noi siamo a Montefoscoli, nel comune di Palaia, nel 1822 in realtà è stato così costruito questo edificio, ma io non sono assolutamente quella che parlerà della storia di questo edificio, lo farà tra pochissimo un amico della Pisaniana e del Circolo Mazzei che torna a farci visita, Giovanni Fascetti, storico, docente ed esperto della famiglia Vacca Berlinghieri, appunto, che ha voluto questo tempio, ma dietro di me, noi siamo a distanza di sicurezza, cerchiamo di mantenerle, quindi capirete anche la nostra disposizione, le nostre mascherine che sono qua, io che prendo fiato qualche volta. Alla mia destra io saluto due esponenti anche del mondo economico che cerca di ripartire e lo fa con grande successo, devo dire, quando si parla per esempio del liquorificio Morelli. E Marco Morelli all'estrema destra, grazie di essere qui con noi stasera. È della zona artigianale, si chiama zona artigianale di Montanelli di Forcoli, dico bene? Ecco, è che siamo naturalmente, siamo sempre nel comune di Palaia. E poi ancora accanto a lui vedete Paolo Pertici, titolare del ristorante Pettirosso, sempre a Palaia. Grazie signor Paolo di essere qui con noi. Giovanni Fascetti da me menzionato, ultimo ma non ultimo, un applauso anche per il dottor Fascetti, il professor Fascetti naturalmente, ultimo dicevo ma non ultimo, il sindaco di Palaia da cui voglio partire, Marco Gherardini. Sindaco, com'è andato questo periodo così difficile per il suo comune? Lei, lo voglio dire, lui non lo dirà mai, ma lo dico io, ha donato il proprio stipendio ed è un sindaco di quelli che vive della professione di sindaco, quindi ha donato i suoi soldi per le famiglie in difficoltà del suo territorio. Ora questo io lo trovo un gesto straordinario, non voleva che lo dicessi ma l'ho detto ugualmente, e quindi complimenti al nostro sindaco Gherardini. Ecco sindaco, eccolo qua, che momento è stato per la comunità e quello che lei insieme alla comunità stessa si aspetta che accada da ora in poi? Sto pensando anche al mondo del volontariato, al mondo naturalmente sanitario, alla gente comune. Prego sindaco. Sì, salve, ringrazio gli amici della Pisaniana e il Circolo Mazzei per essere tornati ad accendere i riflettori sul Tempio di Minerva Medica, che è un luogo a tutti noi molto, molto caro e che è legato a doppio filo con la storia della medicina toscana. Siamo ancora in emergenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che sta andando avanti da mesi, che adesso sta attraversando la sua fase 2, e a me preme ringraziare proprio adesso che siamo agli esordi di questa nuova fase chi è stato in trincea fin dall'inizio: il personale sanitario, gli infermieri, il mondo del volontariato. Io ho assistito in queste settimane davvero a uno sforzo straordinario da parte di tantissime persone qui sul nostro territorio e non solo. Uno sforzo non scontato che racconta una generosità e dei valori
profondamente radicati sul nostro territorio. Ecco, come amministrazione abbiamo cercato di essere accanto a queste persone facendo il nostro dovere, facendo la nostra parte, e ringrazio tutte quelle persone che hanno anche qui rispettato le regole, consentendoci di affrontare l'emergenza. Adesso bisogna stare vicini alle categorie che stanno riprendendo con il proprio lavoro, essere grati a tutti i lavoratori che hanno assicurato i servizi in questa emergenza e che ci hanno consentito, ecco, di avere speranze, di lavorare per il domani che abbiamo davanti. Sindaco, un grande in bocca al lupo a lei e alla sua comunità. Grazie. Grazie al sindaco Gherardini. Noi però vogliamo anche sentire, come dicevamo, la storia di questo luogo, da cui può partire anche un certo tipo di turismo, perché davvero questo è uno di quei luoghi che gli stessi pisani, pensate voi, conoscono poco. Pensate come nel resto della regione, nel resto d'Italia, ora che si parla tanto di turismo vicino, a portata così di mano, e quindi non grandi viaggi, ma viaggi in territorio più limitato, pensate una zona come questa, come potrebbe davvero essere al centro dell'attenzione del turista. E allora, carissimo professor Fascetti, a lei la parola. Questo Tempio di Minerva ha anche dei particolari significati, al di là poi della bellezza della struttura dentro e fuori. Ci parli anche di questo, del significato di questo edificio. Allora, questo edificio ha un grandissimo tessuto di simboli. Il senso di tutti questi simboli è rappresentare la magia della trasformazione, della risurrezione. Questo è legato anche alla storia della nostra nazione. Si inizia a costruirlo tra il 1821, appunto il 22, è completato nel 1823. È questo il momento in cui in tutta Italia, un'Italia che era stata frantumata di nuovo in tanti principati, aveva visto le lancette dell'orologio della storia tornare indietro, di nuovo quindi i monarchi o il potere temporale della Chiesa riprendere campo. Ecco, in questo momento di disperazione, uomini come Andrea Vacca Berlinghieri e i suoi fraterni amici iniziavano una nuova fase. Nel segno di Minerva, appunto la dea della sapienza, sotto gli auspici del gran firmamento, perché siamo di fronte a una chiesa dei sublimi maestri perfetti, ovvero una superformazione della carboneria italiana, un'officina nella quale si andava a preparare un grande progetto, quello di ricostruire un'Italia unita, libera dallo straniero, repubblicana e democratica. Considero di grande auspicio per voi, per noi tutti, ricominciare a vivere qui in questo luogo magico che appunto è stato concepito per una rinascita, la rinascita dell'Italia. Grazie, grazie professor Fascetti. Noi la ritroveremo nel corso della trasmissione a pochi chilometri da qui, nella casa meravigliosa della famiglia Vacca Berlinghieri, che tanto volle questo edificio, una famiglia strettamente legata per grande amicizia alla figura di quel Filippo Mazzei, che è la colonna portante della Pisaniana, proprio perché il circolo Filippo Mazzei organizza la Pisaniana insieme a 50 Canale, come sapete. E quindi tutta questa storia di grandi personaggi a cavallo tra il 700 e l'800 è chiaro che è un'altra parte importante della nostra prima parte, della nostra prima puntata della Pisaniana, della ripresa della Pisaniana. Mondo economico, eccolo qua rappresentato, direi ottimamente, da un liquorificio famoso nel mondo, quello di Marco Morelli e dei suoi fratelli, che insomma, voglio dire, hanno una tradizione alle spalle incredibile, perché ricordiamolo, poi lo vedremo anche in un video all'interno dell'azienda, il vostro bisnonno fu anche sindaco qua, no? Quindi insomma una tradizione lunghissima di liquori, e quindi un prodotto, beh, un prodotto anche tipico, perché i liquori vengono fatti poi con materie di qua. Tra l'altro voi vi siete anche un pochino reinventati in questo periodo, perché avete prodotto quei liquidi, sì, alcolici, che servivano tanto per mantenerci, insomma, per mantenere le nostre mani, anche se, come dicono i nostri medici, lavarle col sapone e con l'acqua calda è sempre la cosa migliore. Però insomma, questi prodotti sono stati richiestissimi, prodotti alcolici per l'igiene delle nostre mani. Ma alla parola al nostro Marco Morelli, che poi rivedremo nel corso della puntata. Marco. Sì, intanto grazie di averci invitato al Circolo Mazzei.
voglio fare una premessa che per noi aziende imprendere in Toscana e nel comune di Palaia è forse un fatto di vantaggio, perché sicuramente la tranquillità è anche proprio stare in un territorio che dà bellezza a tutto quello che vediamo, ci aiuta sicuramente a darci quella tranquillità e a portare anche fuori dalla nostra Palaia e dal nostro comune questo senso di bellezza. Il nostro liquorificio, diciamo che si appresta a compiere 110 anni, è un liquorificio che adesso è gestito da me, da mio fratello Luca, da mio fratello Paolo, esportiamo un po' in tutto il mondo. C'è stato un fermo in questo momento. C'è stato un fermo nel settore degli spiriti, c'è stato un fermo molto importante che si attesta grosso modo al 70%. Il nostro settore, per quello che riguarda noi, è stato un pochino più leggero, perché noi siamo stati, nel nostro piccolo, la prima azienda italiana che ha fatto una soluzione alcolica, i primi. Siete arrivati per primi. Poi sono venute tutte le grandi multinazionali, ma noi il giovedì, che il venerdì ci sarebbe stato il fermo, ci siamo sentiti con i nostri avvocati, con il nostro commercialista, e in 2 giorni siamo riusciti a produrre, seguendo le norme igienico-sanitarie, questa soluzione alcolica che nel primo mese è stata prodotta per una quantità di 30-40 mila unità, e questo ci ha permesso comunque sia fare qualcosa per il sociale e anche smaltire quella grande quantità di alcol che comunque sia avevamo. Certo, avevate in azienda. Ci vediamo più tardi con voi. Grazie a Marco Morelli del liquorificio omonimo. Paolo Pertici, un applauso a quest'uomo così forte e quest'uomo che ha portato avanti negli anni un'attività, quella della ristorazione, che è sempre andata ottimamente. C'è stato un periodo duro anche per voi, è vero? Purtroppo sì. Ricordo sempre l'emozione di... Il locale è stato aperto nel 1962, avevo ancora i pantaloni corti, il primo cliente l'ho servito io e quindi oggi ci prepariamo tutti per questa ripartenza. Per questa ripartenza. L'emozione è tale come allora, forse di più. Quindi, senta Paolo, qual è il vostro piatto forte e quale ci proponete stasera? Ma sono piatti toscani. Certo. Gli antipasti sono gli affettati misti toscani, il pecorino, i crostini con i galli di pollo, i fegatini, sono tutte cose... Va bene, la vedremo la ricetta, ma come vi state organizzando a livello di tavoli? Perché eravate pieni sempre zeppi di persone, sì. Mi ricordo quando sono venuta non ci si rigirava, c'era anche il maestro Vissani, si ricorda quella volta? Ecco, questa volta quanti tavoli avete a disposizione? Quanti tavoli avete approntati? Facciamo conto che un locale da 200 persone ora andrà sulle 80 persone, quindi la distanza... Va bene, per ora va così, per ora è così. In bocca al lupo a voi, a tutta la famiglia, a tutta la vostra attività, Ristorante Pettirosso Palaia. Bene cari amici, tra poco parleremo con i medici, i veri grandi protagonisti di questa fase, che ci parleranno davvero di quello che è stato questo periodo e di quello che potrebbe essere da ora in poi, ma prima abbiamo parlato di Volta Celeste, avete sentito il professor Fascetti, abbiamo parlato anche di astri e di esoterismo, perché questo luogo è anche un po' esoterico, parla di medicina ma parla anche di esoterismo, come era tipico poi in certe fasi storiche. Ebbene, noi andiamo sulla Luna adesso, poi torniamo sulla Terra naturalmente, torniamo qui proprio a Montefoscoli, ma con Fly Me to the Moon e questa canzone che ci viene cantata da un cantante, musicista pisano, Antonio Bagnoli, con l'arrangiamento di Roberto Briancesco, bene, noi ci portiamo in un'atmosfera dell'epoca dei crooner e ascoltiamo Fly Me to the Moon, poi ritorniamo qui però, a tra poco. Stars,
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, in other words. Dopo la musica abbiamo un momento staccato anche perché per motivi logistici dovevamo trovare la giusta posizione. Io ho il grande onore qui di avere veramente alcuni dei nomi più importanti della sanità toscana e allora parto subito col salutare alla mia sinistra il professor Francesco Menichetti, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Pisano, ordinario in malattie infettive e principal investigator nella sperimentazione nazionale riguardo a quello che è la cura da coronavirus con la plasmaterapia. Dico giusto, professore? Ho detto tutto corretto? Perché non è facilissimo dire le cose nel modo giusto. Ringraziamo per essere qui e salutiamo il professor Marco Rossi, cardiologo, angiologo, docente dell'Università di Pisa, presidente della sezione toscana della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare. Grazie di essere con noi, professore. Alla mia destra è qui con noi anche il professor Marco Gesi, prorettore per i rapporti con gli enti del territorio con delega alle attività sportive, presidente del corso di laurea in fisioterapia. Professor Gesi, buonasera, benvenuto. Ultimo anche qui, ma non ultimo, è difficile davvero salutare tutti in maniera corretta, tutti insieme. Riccardo Froli, dottor Froli, è segretario di Assofarma Toscana e presidente di Assofarma Pisa, nonché insomma noto farmacista dell'area pisana. Grazie di essere qui, grazie di essere qui, dottor Froli. Allora, io voglio iniziare dal professor Menichetti. Nella trasmissione che conduco su 50 Canale, tutta dedicata al mondo della salute, l'ho avuto ospite tante volte in questi mesi. Innanzitutto voglio chiederle come sta. Io fortunatamente ancora bene, è già una ottima notizia. È già una notizia, per questa è già una notizia. È un'ottima notizia. Come stanno coloro che fanno parte della sua equipe all'interno di Cisanello? Hanno, diciamo, sofferto, pagato anche un prezzo elevato, ma abbiamo recuperato tutti e a loro va il mio applauso, il mio ringraziamento, perché sono stati splendidi come sempre, ma particolarmente in questa occasione. In questa occasione, sì, sicuramente. Gli applausi già possono fare qualcosa, anche se
Professor Menichetti, lei come tanti altri medici si è sentito dire che siete degli eroi, che siete. Ecco, che cosa pensa di questa? Che molta retorica e poi alla fine magari manca la sostanza, poi alla fine per quanto riguarda il mondo della medicina, oppure Inutile retorica, inutile retorica. inutile retorica. Noi facciamo la nostra parte, Senta. l'abbiamo fatta e continuiamo a farla. Adesso è bene che ciascuno di noi, da cittadino, faccia la propria parte, quindi rispetti le regole, perché da questo dipenderà il nostro futuro. Malattie infettive, reparto di malattie infettive, quando c'è stato il picco, il momento in cui si sono registrati più. Beh, noi abbiamo iniziato più primi, alla fine di febbraio già abbiamo avuto le prime avvisaglie, poi dai primi di marzo siamo stati progressivamente coinvolti al massimo. Abbiamo avuto La Covid. situazione attuale al momento. La situazione è molto cambiata, da 20 giorni sono calati i ricoveri, si sono svuotate le aree Covid e anche le terapie intensive. Questo è un segno positivo, che probabilmente è la conseguenza del lockdown. Adesso però, se non osserveremo le regole, se non saremo in grado di comportarci tutti da positivi e asintomatici, rischiamo di svegliarci con una doccia gelata. Io ritornerò da lei più tardi, le chiedo un momento di pazienza perché voglio che ognuno delle persone che sono qui dicano qualcosa in questa prima parte e poi ci ritroviamo nella seconda. Professor Marco Rossi, lei prima che se ne parlasse a livello nazionale, devo dire, nella trasmissione che io conduco, salutiamo su 50 Canale, venne da me e mi parlò di quelli che potevano essere i rischi per il cuore, per coloro che contraevano appunto questo maledetto coronavirus. Certo, naturalmente, cioè io parlai di quella che era già un'esperienza che veniva riportata in articoli scientifici Beh, e diciamo da che l'opinione testimonianze di pubblica a colleghi. livello generale era, poi Sono cominciarono a venire fuori dopo gli certo, articoli a livello. qualcosa c'era già e poi c'era un'esperienza diretta, se vogliamo aneddotica, cioè limitata a pochi casi, di colleghi che erano sul fronte e che quindi segnalavano la presenza, oltre alla problematica, alla patologia polmonare che era ovviamente dominante e in molti casi di fase 2, di fase più avanzata dell'infezione, però segnalavano anche problematiche e patologie, complicanze cardiovascolari. Noi siamo in aperta campagna, ci scusiamo, ma Sì, i cani sono visitatori naturalmente senza passano, mascherina, sono loro bellissimi, non sono stanno di persone che rispettando si il distanziamento, non ovviamente. stanno rispettando il distanziamento, vagliela spiegare. Non sono pericolosi. Non sono pericolosi, ecco, non rappresentano un Quello pericolo. è pericoloso. Quindi chiudiamo questo discorso, poi Ci ci tenevo a ritorniamo dire naturalmente. che io ho avuto solo, diciamo, ho colto segnali che venivano riportati da colleghi sul campo, in trincea, e No, naturalmente sì. leggendo già le prime segnalazioni riportate anche sulle riviste scientifiche, naturalmente mettendo insieme un puzzle di elementi vari che ho detto, si poteva già prefigurare un impegno cardiovascolare importante che ha avuto conferma in non pochi casi. Diciamo che piano piano, e poi ne parliamo nelle altre parti, è venuto anche alla ribalta sempre più come l'eparina diventasse un metodo importante nella cura generale contro il coronavirus. Certo. Avendo individuato nel meccanismo della ipercoagulazione di questo sbilanciamento dell'equilibrio emocoagulativo verso la trombosi, l'elemento principale delle complicanze cardiovascolari, ecco che acquistava importanza l'esperienza, la conoscenza già da molti anni sull'impiego delle eparine a basso peso molecolare, sia nel contrasto alla patologia trombotica cardiovascolare che nella cura delle complicanze in atto. Quindi niente di quello che già si sapeva, niente di più di quello che già si sapeva, però applicato a questa patologia che, sottolineo, l'ho già fatto e lo vorrei sottolineare anche oggi, che è una patologia, il professor Menichetti me lo confermerà, una infezione di una complessità abbastanza rara, direi, di una novità assoluta, perché non esisteva questa infezione, per cui ha messo alla prova l'impegno di
tutti i colleghi, i medici che erano in trincea nel contenimento. Torniamo nella seconda parte su questo. Io vorrei che il nostro assistente alla regia, che saluto, il nostro Roberto Gabriele, spostasse i microfoni, partendo da questo, perché parla adesso il professor Gesi. Professore, anche nel suo caso, professor Marco Gesi, poi parleremo dell'università, parleremo dello sport, parleremo di tanti argomenti, però la domanda che le faccio adesso è: lei come sta? Perché il professor Gesi ha contratto il coronavirus. Adesso sta benissimo, questo credo, però me lo dica lei. Sta benissimo. Ormai diciamo che è passato più di 20 giorni, 25, dai così tanto famosi due tamponi che mi hanno reso finalmente libero dopo 42 giorni di isolamento. È stata un'esperienza che ha avuto dell'incredibile, professore? È stata un'esperienza. È stata un'esperienza importante, un'esperienza dove ci si affida a quello che per fortuna noi sul nostro territorio abbiamo, cioè una classe medica fortemente formata, importante, scientificamente provata. Era dal professor Menichetti per caso? Ero in un'area Covid presa dall'urologia. In un'area Covid presa dall'urologia. Più tardi ci racconta questo e ci racconta anche come sta procedendo sul fronte universitario. Credo sia ritornato lentamente, No. Siamo ancora in fase, diciamo, sì, è vero. Gli esami li state facendo. Fase 2, però stiamo mantenendo tutte le regole anticontagio che per ora è obbligatorio mantenere. Certo, senza dubbio. Intanto al nostro rappresentante della categoria dei farmacisti, che è il dottor Riccardo Froli, io prego il microfono. Io voglio un'altra considerazione da lui che riguarda quello che in questo periodo ha significato il luogo farmacia, perché veramente è stato, credo, uno dei punti di riferimento per tante persone, al di là e al di fuori, naturalmente, degli stessi ospedali, un punto di riferimento in cui la figura del farmacista e il luogo farmacia si sono un po' riappropriati di un territorio. Intanto mi associo anch'io a quello che diceva il professore, nel senso che io devo ringraziare tutti i farmacisti che rappresento, perché ci sono stati sul pezzo, malgrado la farraginosità anche burocratica che spesso colpisce il nostro paese e quindi ci ha fatto assalire da clienti, gente, pazienti, le storie mascherine, le storie non mascherine. Ricordo qui, e lo faccio con particolare attenzione, che noi a Marina di Pisa abbiamo perso un collega, un farmacista, il farmacista di Marina di Pisa, che è stato colpito, ahimè, era anziano, aveva altre patologie, però era un amico, è stato colpito dal Covid, è stata una delle persone, purtroppo ha ragione il professore quando dice non bisogna abbassare la guardia, perché di questo virus purtroppo si muore. Quindi qui, insomma, i farmacisti hanno pagato un prezzo importante. Sì, sono stati riconosciuti finalmente anche dalla comunità politica per quello che sono, cioè un presidio sanitario sul territorio volto a dare il farmaco, perché poi quello che noi dobbiamo fare è dare il farmaco. Ma laddove, specie, come dico spesso, nella ruralità, nei paesi, c'è un arretramento necessario del servizio sanitario perché i costi sono troppo alti, la farmacia era l'unico presidio. E molti dei miei colleghi hanno lavorato e abbiamo lavorato tantissimo per dare supporto alla popolazione. Guardate, poi il farmacista, lo sapete, fa tutto, alla fine deve fare anche lo psicologo con quei centri lì. Perché io mi ricordo che la chiamavo Froli, non c'era verso che lei mi potesse parlare perché aveva sempre persone a cui rivolgersi. Sì. Quindi insomma era molto complicato, è stato complicato anche per lei, noi ringraziamo lei e tutta la categoria. Sì, è stato difficile, cioè è stato difficile e impegnativo, però vabbè, è il nostro ruolo come quello dei medici, quindi noi l'abbiamo fatto e rivendichiamo quello che è stato fatto, io rivendico da quello che è stato fatto dai miei colleghi. Torno a dire nella città e anche nei piccoli centri. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco, sempre qui davanti al Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli nel comune di Palaia, con la seconda parte della Pisaniana.
Ben ritrovati cari amici davanti al Tempio di Minerva Medica, in quello che nel 1822 fu eretto dalla famiglia Bacca Berlinghieri. Io voglio proprio andare però nella loro abitazione, perché naturalmente c'è qui a pochi chilometri di distanza la casa in cui questa famiglia di medici così importante, che è entrata nella storia, anche nella storia della Rivoluzione Francese, nella storia insomma di quello che accadde, i grandi movimenti tra il Settecento e l'Ottocento. Andiamo quindi nella loro casa col professor Fascetti, che abbiamo visto poc'anzi, e ci ritroviamo qua tra poco. Ciao Carlotta, siamo arrivati nella casa dei Bacca Berlinghieri, oggi casa museo, che appartiene a una discendente, Sofia Donalisi. Sì, io sono la discendente diretta di questi personaggi importantissimi che hanno fatto molto per la storia e per la società dell'epoca. E li sento molto familiari, cioè non li sento come dei personaggi lontani, distanti, perché quando ero bambina la nonna raccontava tutti gli aneddoti delle loro vite. Francesco veniva chiamato nonno Francesco, Andrea, il figlio, veniva chiamato nonno Andrea, per cui per me erano proprio come dei cari nonni che semplicemente non avevo conosciuto. Questo ha comportato che ci fosse da una parte una sintonia con loro, con le loro vite, con le loro imprese, e però di conseguenza la voglia, il piacere di trasmettere queste vite avventurose alle persone, ma anche una sorta di responsabilità e di impegno. Quindi ora mi trovo con una specie di doppia sensazione di piacere, ma anche di impegno e di incombenza impegnativa. Quindi sono molto contenta quando ci sono iniziative di questo tipo che mi aiutano a diffondere sempre di più la conoscenza di questi personaggi. Grazie Carlotta e grazie Balzi. Qualche parola su questi medici illustri. E sulla situazione di Pisa nel Settecento, siamo all'epoca del Granduca Pietro Leopoldo, e Pietro Leopoldo volle fare una grande riforma dell'insegnamento della medicina, soprattutto venne riattivato l'insegnamento della chirurgia, che da lunghissimo tempo, ormai dal tempo del penultimo Granduca Medici, non si insegnava più. Pisa tornò quindi ad essere, come era stato in origine, un grande centro di studi anatomici. Pensiamo anche al grande lavoro fatto dall'anatomista Paolo Mascagni. I nostri Francesco, il padre e poi Andrea furono chiamati a ricoprire l'insegnamento di chirurgia. È così che, grazie alla loro opera, ai loro studi, tutta basata sull'esperienza, sullo sperimentare, quindi il metodo che Galileo ha proposto come metodo principe per lo sviluppo, il progresso della scienza, grazie al loro metodo appunto fu riformata la medicina, la chirurgia, vennero riformate in Toscana e di conseguenza anche in Italia. Famosissimi anche all'estero, richiesti dalle corti di Polonia e di altri regni. I nostri Francesco e Andrea erano così legati a Pisa che mai vollero abbandonarla. Importante però il fatto che, stando a Pisa, avevano contatti con le migliori scuole di medicina. Il nostro Andrea Bacca Berlinghieri si è formato a Parigi e a Londra. Quella è stata la sua prima esperienza formativa. Grazie al professor Fascetti e a Sofia Donalisio nella stanza dei busti di Casa Bacca Berlinghieri, appunto in quella di Montefoscoli, dove ci troviamo oggi per questa ripresa della Pisaniana, argomento coronavirus, chiaramente ripartiamo da questo perché è stato troppo epocale, sarà qualcosa che rimarrà nella storia, così professor Menichetti, quello che è successo rimarrà nella storia. Io parlai in tempi non sospetti di contagio inarrestabile, sono stato facile profeta, d'altronde un virus nuovo, delle contingenze così negative, e ecco la pandemia di questo secolo, il secolo scorso la spagnola, con milioni di morti. Questa ha
decine di migliaia di morti, 30.000 rotti in Italia, in Francia, in Spagna, nel Regno Unito. L'unica è la Germania che si è saputa difendere. Ecco, ma lei che lavora negli ospedali, perché? Perché l'Italia sì, la Germania meno, la Grecia per niente? Che cosa è stato? Una serie di concause? Ce n'è una in particolare? No, non c'è una causa in particolare. La Germania intanto ha un senso della comunità che ai mediterranei è ignoto. L'individualismo prevale sul senso di comunità, c'è un rispetto per lo Stato che non è visto come nemico o come estraneo, ma che viene rispettato, e le regole vengono seguite, la medicina territoriale è forte, 30.000 posti in terapia intensiva hanno in Germania, la Lombardia, poverina, che è forte, è saltata per aria, la è arrivata addosso uno tsunami, esattamente. È la più forte. È la più forte, eppure è in ginocchio. Ma salti tuttora per aria quando ti arriva addosso un... I presidi non erano abbastanza. Troppo concentrato l'impatto nel tempo e troppo numeroso. E hanno pagato un prezzo altissimo. Ancora metà dei morti sono lombardi. Il 30% degli infetti è in Lombardia. E il problema lì è ancora molto attivo. È ancora molto attivo. Professor Menichetti, indagini a tappeto, tamponi a tappeto, cosa pensa di questa cosa che ancora viene detta non è stato fatto utile? Continuiamo a perderci in inutili e polemiche. Adesso dobbiamo utilizzare la sierologia che ci aiuti a identificare chi ha avuto contatti con il virus e immediatamente sottoporli al tampone nasofaringeo. Questo è possibile farlo su larga scala. E questo professore, sarà compito... mi scusi se intervengo subito, ma mi farebbe piacere farle tante domande, purtroppo non posso farle più di tante. Perché adesso, mi perdoni il termine, va più di moda la l'indagine sierologica del tampone? Non è che va più di moda, adesso abbiamo la sierologia che ci fa selezionare i pazienti da sottoporre al tampone senza fare il tampone alla cieca. Dopodiché però la gente, più che lamentarsi delle mascherine, del tampone, della sierologia, si deve comportare correttamente, perché la fase 2 non è di superamento del virus, ma è di convivenza con il virus. Allora i bimbi piccoli si infettano e non si ammalano, i giovani adulti si infettano e si ammalano poco, ma bimbi piccoli e giovani adulti sono efficaci diffusori dell'infezione. Quindi è da loro che deve partire il corretto comportamento, distanziamento sociale, rispetto delle regole. Qui invece vedo un'aria troppo primaverile, i navigli pieni, Bergamo che dopo le bare portate via dai camion militari fa lo spritz, e non ci siamo, così proprio non ci siamo. Vuole maggiore rigore, rispetto delle regole. Diciamo, mi perdoni il termine, forse non è corretto, la portata virologica, virulenta di questo coronavirus non è diminuita? No, ma tutto dipende da come ci comportiamo noi. Non corriamo dietro a idoli totemici. Sappiamo pochissimo, sono passati 4 mesi e mezzo, è un virus che conosciamo poco, non sappiamo bene che diavolo va a combinare, non sappiamo soprattutto la risposta immunitaria, se è efficace, quanto dura. Muoviamoci con estrema cautela, con la prudenza che impone una situazione così grave. Siamo, come dire, un paese gravemente colpito, con morti e morti di fame. Dobbiamo ripartire, le attività economiche debbono riprendere, però bisogna essere all'altezza e ci vogliono aiuti. Senta, professore, poi naturalmente faccio parlare anche gli altri ospiti, mi scuso, ma naturalmente col professor Menichetti ho voluto concentrarmi su questo argomento in particolar modo. Ci spiega che cos'è il protocollo tsunami, perché il nome è bellissimo e particolarmente efficace ed è stato fra l'altro al centro anche di tante polemiche. Noi non vogliamo parlare di polemiche, no. Perché attualmente, ovviamente, e lo sappiamo, fra aziende ospedaliere italiane un po' di competizione esiste, però... Insomma, voi avete avuto, diciamo così, sia da parte dell'AIFA, sia da parte del Ministero della Salute, sia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, questo via libera, la sperimentazione della plasmaterapia con siero iperimmune da donatori convalescenti da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, passa da voi, da Pisa. Diciamo,
noi siamo posti una domanda che è piuttosto semplice: serve la plasmaterapia? È sicura? È realmente efficace, come dati preliminari, inclusi quelli di Mantova e Pavia, suggeriscono? Per rispondere a questa domanda c'è un solo strumento: uno studio prospettico randomizzato con un gruppo di controllo. L'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità hanno ritenuto il disegno del nostro studio il più adatto ad essere sviluppato per avere un protocollo nazionale. Tutto qua. Lo studio ha arruolato al momento 60 centri su tutto il territorio nazionale. Quindi è un grossissimo sforzo, armonico, c'è solo da lavorare, non da fare polemica. Noi speriamo solo una cosa. Da una parte, sì, vorremmo riuscire a dimostrare l'efficacia e la sicurezza della plasmaterapia, oppure no, perché dare la plasmaterapia in mancanza di efficacia e di sicurezza sarebbe un grave errore, dall'altra speriamo di non riuscire a completare la nostra sperimentazione per mancanza di pazienti. Beh, certo, potrebbe esserci anche questa evenienza, però è vero, sarebbe una cosa. Sarebbe, come dire, oltremodo gradita. Un dato però è certo, perlomeno per adesso, che non ci sono poi tanti, come dire, pazienti già in fase post-Covid che possono donare il proprio plasma. Non ce ne sono tanti e soprattutto possono essere utili soltanto per due persone, è vero questo? No, ce ne sono. In realtà tutti i guariti virologici, che in Italia sono numerosissimi, cioè guariti che hanno avuto il Covid e hanno due tamponi negativi a distanza di 14 giorni, non hanno più di 60-65 anni, sono idonei da donatori, possono donare il loro. E il professor Gesi allora? Perfettamente. Lo sa già. È un lei sarà un candidato perfetto. È di un candidato perfetto alla donazione. Parliamo. Poi il plasma donato verrà qualificato col dosaggio dei anticorpi neutralizzanti e sarà utilizzabile per la terapia. No, sul fronte delle donazioni si sta andando, direi, discretamente bene, perché la donazione deve essere pronta, il plasma viene qualificato, viene stoccato e servirà, se non per ora, per domani o dopodomani, perché io non voglia trovassimo a dover di nuovo affrontare il problema, avremmo qualche arma forse in più, saremmo più preparati. Quindi in attesa del vaccino può essere l'arma vincente nel caso in cui nel settembre, ottobre, novembre dovesse riaffacciarsi. Vaccino è una questione che appartiene al 2021 e speriamo che sia poi disponibile subito e in quantità sufficiente, perché tutto il mondo vorrà vaccinarsi. Appunto, giustamente anche questo è un altro di quei temi di cui si parla molto, è bene pensare anche a questo. Non è che poi è disponibile per tutti. Non abbiamo un vaccino, dobbiamo avere 20-30 vaccini diversi, con tecnologie diverse, prodotti in quantità sufficiente, se no saremo, come dire, in difficoltà. I primi da vaccinare saranno gli anziani, cioè il sottoscritto, detta insomma. Io non la vedo mai come anziano, ma quando mi dice l'età a volte dico: non davvero, non adesso ci credo. Comincerò a nasconderla. Comincio a nasconderla, sarà il caso. Va bene, grazie davvero professore. Io voglio andare dal professor Marco Rossi, cardiologo angiologo, dicevo, fra l'altro anche, non l'ho detto prima, membro del comitato scientifico della Società Italiana di Microcircolazione, di cui è stato anche presidente europeo. Professor Rossi, ci ricorda ancora una volta quali possono essere le conseguenze per il nostro cuore, per chi è colpito da Covid-19? Mi associo a quanto poco fa ha detto il professor Menichetti, per cui mi auguro che questa sia solo così un racconto ormai, diciamo, volto al passato, e che quindi sempre meno si debba parlare di questo, o quantomeno sempre meno lo si debba constatare nei pazienti. Tuttavia è chiaro che in una situazione intanto di grave insufficienza respiratoria, il cuore, che ha una cardiopatia di base, è un cuore esposto a un rischio di aggravamento della cardiopatia di base. Già questa è una condizione. Ma al di là di questa, purtroppo, come dicevo prima, nella infezione da coronavirus si è capito che si viene a determinare
un'alterazione importante del sistema coagulativo verso la trombosi, come avviene in tutti i gravi stati iperinfiammatori. Nella fase 2 della infezione vi è una grave, intensa infiammazione dell'intero organismo e uno sbilanciamento del sistema coagulativo verso la trombosi. E questo spiega già buona parte di quello che purtroppo è avvenuto in alcuni pazienti, cioè lo sviluppo di trombosi a livello di distretti vascolari importanti come il distretto coronarico, quindi l'ischemia, l'infarto cardiaco, ma anche in altri distretti, anche in altri organi, e la possibilità anche che questa trombosi si sviluppi nei più piccoli vasi sanguigni, quelli polmonari, associandosi quindi un danno ischemico a quello determinato dal virus, quindi una somma di fattori che vanno ulteriormente a danneggiare questo organo già gravemente colpito, e ancora gli stessi vasi sanguigni più piccoli del cuore. Quindi insomma è un quadro complesso, una cui complessità il sistema cardiovascolare purtroppo ha fatto una parte non secondaria come vittima della malattia. Senta, professor Rossi, naturalmente questo va detto al passato, spero che lo si possa dire al passato, ma le armi ecco ci sono, quantomeno per intervenire su questa componente. Ecco, le armi più affilate, diciamo, quali sono riguardo a questo? Quelle, le armi di cui già disponiamo da anni, non scopriamo niente dicendo che le eparine hanno naturalmente rappresentato un notevole passo in avanti verso il contenimento e la cura delle malattie cardiovascolari su base trombotica. Quindi usando le eparine nei pazienti con infezione in fase 2 si possono prevenire le complicanze cardiovascolari di origine trombotica. Senta, per i bambini si parla sempre di spesso. Si può anche parlare di una prevenzione con eparina a più basso dosaggio, quindi in una fase anche precedente la fase 2, in pazienti magari a rischio per patologie preesistenti. Professor Rossi, si sta parlando per i bambini di una strana sindrome che ancora non è certo sia legata al coronavirus, ma si comincia a dire che ci sono delle strane analogie in alcuni casi, la sindrome di Kawasaki. Kawasaki è una malattia, ecco, descritta negli anni 60. Una sorta di infiammazione da un medico giapponese. Dei vasi, sì, anche questa. Un medico giapponese l'ha descritta per primo negli anni 60, da lui ha preso il nome, è una vasculite, una patologia che interessa i vasi sanguigni del nostro organismo su base di un meccanismo immune la cui causa primaria non è tuttora ben conosciuta. Cosa si è osservato? Che mentre la prevalenza, il numero insomma, di bambini colpiti da questa malattia è per fortuna molto raro, negli ultimi mesi c'è stato un incremento notevole, sì, relativamente notevole, sempre relativamente al basso numero, per fortuna, però 200 casi, 250 negli Stati Uniti sono stati descritti in poche settimane. Sì. Però solo i bambini anche, o comunque... Perché è una patologia che colpisce esclusivamente i bambini. I bambini fino agli adolescenti. Okay. Ed è caratterizzata da una serie di manifestazioni che è bene tenere presente, seppure appunto la rarità, però sapere che può svelarsi con eruzioni cutanee, con eritema, con anche un'alterazione del colore della lingua, cosiddetto a fragola, tutte dovute al danno dei microvasi, tutto su base vascolare, però purtroppo questi non sarebbero aspetti importanti, se non ovviamente per svelare la malattia, ma purtroppo può localizzarsi anche nei vasi interni, determinando sia ostruzione trombotica che aneurismi, e quindi danni vascolari gravi possono essere colpiti anche le coronarie, quindi possiamo vedere, in bambini piccoli può esserci anche un danno ischemico cardiaco, quindi complicanze molto serie che espongono questi bambini. Ci saranno, immagino, ulteriori studi che appureranno quanto... Ecco, questa associazione col coronavirus ha fatto pensare, perché già c'era un'ipotesi, ne parlavo prima della trasmissione con il professor Menichetti, c'era già un'ipotesi che il Kawasaki fosse legato a un'infezione virale, okay, sempre da Covid, da coronavirus, perché è una grossa categoria di virus, non è solo quello che purtroppo ci sta mettendo alla prova in questi mesi. E c'era già l'ipotesi che ci fosse un'associazione. Ora prende ulteriormente piede questa ipotesi dal momento che si è visto un incremento del numero proprio
in bambini che avevano fra l'altro poi la positività al virus. Ecco che questo ha permesso di sostenere la relazione eziopatogenetica, insomma il rapporto di causa-effetto. Voleva rintervenire su qualcosa? No, posso però fare una domanda io, professore, che non l'ultima. Ho fatto prima, l'ultima, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. A livello farmacologico, attualmente mi ricordo all'inizio che mi parlò dei farmaci che nel primo periodo venivano adoperati. Si continua su quella linea oppure c'è qualcosa che è stato trovato nel frattempo? No, è diciamo doloroso ammettere che al momento per Covid-19 non c'è alcuna terapia che abbia dimostrato sicura e efficace. Quindi si continua con terapie sperimentali, speriamo che con studi ben disegnati, ben condotti e di dimensioni adeguate si possa generare qualche evidenza. Se no dovremmo continuare a trattare i nostri pazienti appunto in via sperimentale. Noi andiamo nel nostro ristorante, perché ovviamente il nostro salotto, che sia all'aperto o al chiuso, ha sempre il ristorante vicino. E quindi torniamo tra pochissimo, andiamo prima a vedere qual è il piatto di stasera e poi ci ritroviamo con la pisagnana. Andiamo. Innanzitutto buongiorno a tutti. Vi presento anche la figlia Francesca, che collabora con me anche nella cucina. Allora, abbiamo detto di preparare la salsa al cinghiale per le pasta al peso. Incominciamo dalla carne cruda del cinghiale. Facciamo dei pezzi spessi di carne. A parte prepariamo un ricco soffritto di rosmarino, aglio, cipolla, e delle foglie d'alloro. Rosmarino del nostro orto. Olio locale, olio di palaia, del podere la casa, proprio chilometro zero. Allora, mettiamo a soffriggere appena al sarà soffritto. Al momento che è bello dorato, aggiungiamo la carne del cinghiale a pezzi grossi. Allora, una volta che il soffritto è cotto, anche la carne che abbiamo messo dentro del cinghiale è tutto già pronto. Ci aggiungiamo nel cinghiale molto vino rosso e alla fine è questo il risultato. Ottenendo da questo cinghiale, maciniamo il tutto, aggiungiamo le olive e lì abbiamo il sugo delle pappardelle. Pronto, pappardelle all'uovo e pastificio Morelli di San Romano e diciamo il piatto è pronto. Grazie al signor Paolo, queste meravigliose pappardelle alla caccia, il pettirosso di palaia. Ci ritorniamo tra poco, chiudiamo la nostra seconda parte della pisagnana. Ringrazio con tutto il cuore per essere stato qui con noi. Lui ritorna al lavoro quotidiano, il professor Francesco Menichetti, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria pisana e ordinario di malattie infettive, oltre che, lo voglio ricordare ancora una volta, principal investigator per la sperimentazione nazionale sul coronavirus con plasmaterapia. Grazie a lei e alla sua tip. Grazie professore. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Beh,
Ben ritrovati cari amici con la Pisaniana, Tempio di Minerva Medica, Monte Foscoli. Andiamo sempre per parlare di questo territorio meraviglioso che è nella provincia di Pisa, poco lontano per la precisione. Noi ci spostiamo al liquorificio Morelli di Palaia, che è un prezioso scrigno non solo di sapori idilliaci ma anche di tanta storia di questo territorio e non solo. Andiamo a sentire le parole di Marco Morelli e poi ci ritroviamo. Sì, ci sono. Sono qui e sono arrivato. Grazie. Ma niente, velocemente per presentare la nostra azienda. Il nostro è un liquorificio storico nato nel 1911. In realtà qui nel museo ci sono documenti che attestano che il liquorificio nasce nel 1907 da un'idea di Leonello Morelli, che trasformò una passione da barista e produttore in autonomo di liquori a una vera e propria epopea di famiglia, perché poi diciamo questa passione si è trasformata, si è generata, si è ampliata e ha conosciuto le quattro generazioni, perché poi è passato al figlio, dal figlio al figlio e ora a noi. E poi insomma speriamo che ci sia anche un'altra generazione che voglia portare avanti questa passione. Noi facciamo liquori distillati, esportiamo in tutto il mondo, in buona parte dell'Europa, esportiamo in Cina dove abbiamo un ufficio di rappresentanza, vendiamo alle isole Cayman, alle Figi, insomma in tanti posti. Prodotti diciamo di punta sono limoncino, l'arancino, due o tre tipi di grappe. Negli ultimi 10-12 anni abbiamo vinto mediamente 2-3 concorsi internazionali l'anno, perché poi è giusto anche confrontarsi con altre aziende. L'azienda è distribuita molto bene in Toscana, ma è distribuita anche abbastanza bene in altre regioni, dalla Calabria alla Puglia, al Lazio. Insomma, ormai la distribuzione diciamo che non conosce confini. I prodotti sono tutti prodotti di altissima qualità, diciamo è un po' come sulla scorta del Made in Italy, perché insomma noi artigiani italiani siamo i portatori del Made in Italy. E poi più che altro la nostra cultura viene dalle radici del nostro museo, cioè di quello che siamo stati, perché per andare nel futuro bisogna comunque sia conoscere la nostra storia. La nostra storia parte da tutto quello che siamo stati. Insomma, se voi fate una carrellata sul nostro museo troverete da il nostro ricettario originale del 1911, al nostro primo biglietto da visita che riportava come telefono il numero 34, cioè noi saremmo il 34esimo numero d'Italia, a due bottiglie di cognac italiano, cioè ante guerra, quando ancora noi italiani potevamo chiamare il cognac cognac. Ora i francesi ci hanno tolto questa possibilità dovendolo chiamare brandy. Quindi c'è una storia reale, c'è una storia tangibile, e credo che le aziende come noi hanno obbligo di cercare di, anche più che altro per un motivo anche culturale, di cercare di portare avanti questa storia anche in successione a tutto quello che è successo. Insomma, bisogna stringere i denti e andare avanti, cercare di continuare a fare quello che sappiamo fare impresa a livello artigianale, cultura e prodotti. Questo è un po' il messaggio. E poi insomma io penso che il luogo migliore dove chiudere qualsiasi cosa sia una bella cena o un ristorante, quindi dopo tutti invitati a cena dall'amico Paolo del Pettirosso di Palaia. Grazie al liquorificio Morelli. Parliamo tra poco anche di storia, prima però mi concedete di fare un ringraziamento speciale, perché questo meraviglioso vestito che io indosso è frutto sempre di questo territorio, di un'eccellenza di questo territorio, che è una camiceria ma anche un negozio meraviglioso di stoffe, e veramente i colori, la manodopera di un territorio sono molto importanti. In questo momento bisogna ripartire anche da questo con entusiasmo. Ringrazio davvero Poggianti 1958, che è questa azienda di Pet, che ha una grandissima storia, storicamente era Forcoli se non sbaglio, ma poi appunto si è spostata a Peccioli. Andate a vedere le meraviglie di questo luogo speciale, dite che vi ha mandato la Pisaniana.
fatelo per noi. E allora grazie davvero anche ad Alessandro e a Melania per avermi consigliato questo vestito strepitoso che sta bene in mezzo a questo verde, qui dicevamo Montefoscoli, dove andiamo anche a fare un, come dire, un salto nella storia, tra poco. Prima voglio parlare ancora, tornare a parlare di quello che forse ci stiamo lasciando alle spalle definitivamente, il coronavirus, chissà, non voglio espormi troppo, però al professor Gesi, prorettore dell'università, io chiedo prima di tutto, mondo dell'università, come sta andando, che cosa sta succedendo in questo momento? Allora, l'università, quando è successo il caos, diciamolo così, ha vissuto veramente due giorni che hanno dell'incredibile. L'Università di Pisa in 48 ore circa è riuscita a commutare circa 2000 corsi di studio, che ovviamente sono contenuti all'interno dei vari corsi di laurea, da lezioni frontali a lezioni da remoto. E quindi tutti i professori si sono trovati da un giorno all'altro a non andare più in aula, ma a parlare ai propri ragazzi davanti a un computer. Quindi questa penso che sia un segno di un'organizzazione universitaria che ha dell'incredibile, quindi qui ovviamente bisogna ringraziare tutti i docenti che si sono prestati a questa nuova esperienza universitaria, di didattica universitaria, ma soprattutto il Dipartimento di Informatica che con l'organizzazione che ha reso possibile tutta il fare questa, la didattica in questa maniera incredibile. Mondo dello sport, lei lo rappresenta, rappresenta anche il mondo dello sport che veramente è in un grande caos attualmente, dal mondo dello sport ufficiale a quello amatoriale, le palestre, mi chiedo anche se quel luogo così importante è nato per volontà dello stesso professor Gesi e dell'università che è Sport and Anatomy, un centro di medicina riabilitativa, come sta andando anche lì, in poche parole, professor Gesi. Il mondo dello sport è un mondo che in parte ha iniziato già a ripartire, in parte non ancora. Beh, insomma, sono questi i giorni in cui si decideranno tante cose. Si decideranno, sì, soprattutto a livello per il calcio. L'unica cosa che dobbiamo sempre tener conto è che la fase 2 non è la fase della guarigione. La fase 2 è la fase della convivenza e quindi dobbiamo essere molto, molto attenti in questa fase, proprio da un punto di vista personale, individuale, a mantenere tutti quelli che sono i presidi, a usarli nella maniera più giusta possibile, il distanziamento sociale, e purtroppo lo sport sembra che abbia un po' furia di ripartire. E quindi vedremo le varie commissioni che sono state messe in piedi cosa ci diranno tra pochi giorni. Vedremo cosa ci diranno da pochi giorni. Riguardo alla plasmaterapia di prima, io la vedevo molto convinto, lei ci crede? E lei vuole aiutare? Penso che sia proprio oggi che non c'è una risoluzione farmacologica, non c'è un farmaco. Penso che prima di andare in terapia intensiva o chi è in terapia intensiva abbia il dovere di... Lei, professor Gesi, ricordiamolo, non c'è andata in terapia intensiva. Lei, insomma, per fortuna... Attualmente lei è uno di quelli che può donare a tutte le... Devo fare gli anticorpi, ora vediamo la situazione. Insomma, lei crede che questa sarà una svolta importante, sì, questa della plasmaterapia. Sì. E Pisa è protagonista, ancora una volta. Tra poco arrivo anche dal professor Rossi e dal dottor Froli. Mi faccio io stessa portatrice di microfono e saluto un grande amico della Pisaniana, un uomo meraviglioso che stimo veramente tanto e ringrazio di essere qui, che è Gino Petri, fisioterapista, presidente di AIFI, l'Associazione Italiana Fisioterapisti Italiani della Toscana, e presidente della Commissione d'Albo dei Fisioterapisti. Voi l'avrete sentito nei nostri programmi, ne abbiamo parlato tanto, c'è un nuovo ordine che rappresenta 19 professioni sanitarie, lo slogan un po' è: non ci sono solo i medici e gli infermieri, ci siamo anche noi. Tra questi i fisioterapisti, ma non soltanto i fisioterapisti, vero Gino Petri? Avete tanto lavorato, siete stati in prima linea, voi fisioterapisti e chi, sì, vogliamo ricordare? I tecnici di radiologia medica, i tecnici di laboratorio, i tecnici della prevenzione, logicamente tutto quanto personale sanitario che fa parte di quella, professionisti sanitari a disposizione appunto di questo momento così tragico che
da lodare, elogiare l'azione dei medici e gli infermieri, ma che certamente in ambito delle strutture pubbliche, degli ospedali, dei pronto soccorsi, anche i nostri professionisti sono stati lì a dare il loro contributo a quelle che sono state le problematiche di questi pazienti che venivano portati in pronto soccorso. Quindi, anche, tra l'altro, anche tra queste figure ci sono state anche tra di loro persone che purtroppo hanno perso la vita. Certo, quindi anche fra di noi certo, sono state... chiaramente ci sono state. Il professor Gesi è presidente del corso di laurea in fisioterapia. Il ruolo del fisioterapista è cambiato tanto, è tanto cresciuto, no? Sì, certo. Che cosa farà, che cosa si impegnerà a fare in questa fase, da ora in poi? So che lei personalmente, oltre poi al coordinamento nazionale, insomma all'ordine nazionale, insomma lei proprio in Toscana insieme all'assessore Saccardi sta pensando di buttare giù delle linee guida. Sì, noi cioè, con la Regione stiamo cercando di collaborare ad un protocollo da poter attuare per quanto riguarda quei pazienti che escono fuori dalla zona Covid e per i pazienti che escono fuori anche dalle terapie intensive, perché il problema per loro quale diventa? Quella della presa in carico sul territorio. Cioè, quindi questi sono tutti quanti pazienti che da un punto di vista fisico presentano hanno bisogno di veramente essere presi in carico, della presa in carico per quanto riguarda le problematiche sia di natura cardiologica che respiratoria. E si torna anche a quella della medicina, la famosa medicina del territorio anche in questo esatto, caso. Esatto, no? Proprio. Quella di cui si parlava anche con le farmacie. Poi mi concentro su tutto sul professor Rossi. Io ho una voglia di parlare con lui di questo che non potete capire. Tra poco parliamo di medici e di storia della medicina. Con Molière, il suo libro dedicato a quel periodo storico. Prima però io voglio, dal dottor Froli, io mi voglio anche scusare perché forse ho fatto anche un errore durante la trasmissione, così per quelle che a volte sono dei lapsus, e voglio dire che è Federpharma, l'associazione che rappresenta Froli, quindi è segretario di Federpharma a livello regionale, presidente di Federpharma a livello pisano. Quindi Froli, poi dopo la farò conversare anche col professor Rossi, perché è bella anche la figura del farmacista dell'epoca, di tanti anni fa e secoli fa, mi piacerebbe anche, però possiamo ricordare anche che il farmacista ha un ruolo anche nella preparazione poi galenica dei farmaci, no? Beh certo, sì. C'è anche questo, perché sì. Oggi bisognerebbe forse riscoprire un po' anche questa figura, no? Beh, guardate, il farmacista non ha mai smesso di preparare, tanto che sono numerose le farmacie con laboratori attrezzatissimi e sempre più ovviamente all'avanguardia ed adeguati alle ultime tecnologie che portano avanti. Ci sono farmacie addirittura con laboratori cosmetici associati alla farmacia, quindi la realtà del farmacista preparatore è quella che dallo speziale di cui parlavi prima nella storia ha continuato ad essere e è tuttora. Senta Froli, tra il medico e il farmacista che rapporti c'erano nella storia e che rapporti ci sono adesso? Beh senta, io le parlo sempre da farmacista rurale e farmacista di piccoli centri, ma credo che valga per tutti, specie col medico di base il link c'è per forza, perché abbiamo lo stesso paziente, ci scambiamo informazioni. Spesso il paziente non trova il medico, come dicevo prima, e quindi si affida al farmacista. Quindi il collegamento fra il medico e il farmacista è strettissimo. Poi lo dico sempre ai miei amici medici, la loro preparazione anatomica è fortissima rispetto alla nostra, ma la nostra preparazione farmacologica e soprattutto nell'interazione del farmaco può aiutare molto quando ci troviamo davanti a un paziente. Quindi non c'è competizione, magari, giusto? No, assolutamente. C'è collaborazione. No, collaborazione, esatto. Collaborazione. Allora, cari amici, noi entriamo nella storia, prima andando a Casa Vacca Berlinghieri per l'ultima parte del nostro collegamento col professor Fascetti, credo che ci farà vedere i ferri chirurgici di quel periodo a cavallo fra il 700 e l'800, e poi ritorniamo qua al Tempio di Minerva Medica col professor Rossi e gli altri nostri ospiti. Dobbiamo tantissimo a Andrea Vacca Berlinghieri, alle sue sperimentazioni, ai suoi studi. Era solito inventare ferri apposta per le operazioni, quindi a seconda del problema da risolvere lui studiava anche lo strumento. E a Pisa esisteva una vera e propria scuola di maestri artigiani
esperti nella fabbricazione di ferri chirurgici, una scuola che si svilupperà nei decenni anche successivi. Quando Giuseppe Garibaldi venne ferito in Aspromonte, portato a Pisa, fu un artigiano di Mezzana a fabbricare i ferri apposta per la sua operazione, che riuscì benissimo. Tutte le operazioni erano studiate, annotate e pubblicate, quindi una grande opera di divulgazione. Questa tendenza a donare alla comunità scientifica i risultati della propria ricerca, che non è sempre così scontata. Dobbiamo tantissimo, non soltanto per quanto riguarda il progresso della scienza, a Andrea, a Francesco, a suo fratello Leopoldo, anche che studiava fisica, ma dobbiamo loro tantissimo anche per quanto riguarda la politica. In questa casa si trovavano nell'Ottocento personaggi straordinari. Dopo la caduta di Napoleone, dopo la morte di Filippo Mazzei, questa casa era frequentata da Shelley, Byron, Lady Mason, il gota dei libertari, il gota dei carbonari dell'epoca, che progettavano la rivoluzione nazionale, ma anche altre rivoluzioni. Grazie all'incontro avvenuto in casa Vaccà tra Lord Byron e il principe livornese Alessandro Mavro Cordato, di origine greca, nacque proprio l'idea del coinvolgimento di Byron nella rivoluzione greca. I greci riconquistarono poi la libertà dall'impero ottomano. Quindi in queste sale, in questi libri, in questi mobili era chiusa una storia che va al di là di quella che era il loro lavoro ufficiale, la medicina, ma il lavoro politico e intellettuale, che è stato di eguale grande portata. Eccoci qua, cari amici, la Pisaniana, e grazie naturalmente al professor Fascetti da Casa Vacca Berlinghieri, questi medici del Settecento. Ma noi andiamo ancora più indietro, sapete? Noi andiamo anche nel Seicento, se per questo, vero? Noi andiamo nel mondo dei medici di Molière, perché il professor Marco Rossi, cardiologo, angiologo, abbiamo detto, docente dell'Università di Pisa, che si occupa naturalmente di quella che è l'attualità, abbiamo parlato con lui di tutto quello che possono essere i problemi del cuore legati a chi ha contratto il coronavirus. Beh, scrive anche libri, ama scrivere libri e anche libri, beh, di storia in questo caso vera e propria, del teatro, perché ama anche il teatro molto ed è un attore tra l'altro. Ebbene, c'è un libro che si intitola I medici di Molière, cioè la figura del medico nell'epoca di Molière, Nel nel teatro. teatro di Molière ovviamente e alla sua epoca. Beh, ci piace in qualche modo ora legarci anche a questo, la letteratura, il teatro, la drammaturgia, beh, anche la commedia in questo caso, e quello che fra il vero, diciamo, e la fantasia. Ecco, Diciamo che se fosse scapitato all'epoca del Seicento, bravo, bravo. nella Parigi del Seicento, perché l'Italia era già un pochino più avanti, aveva già una visione più proiettata verso, già Galileo aveva insegnato molto. I medici italiani l'avevano già recepito, no? In Francia erano molto attaccati alla visione galenica che risaliva al 200 d.C. Poi si era cristallizzato tutto, e tutto ormai era stato scoperto da Galeno, non c'era bisogno di scoprire niente. Insomma, se la Covid fosse scoppiata nel 600, le vittime praticamente forse non sarebbe andata avanti L'umanità non sarebbe andata avanti. l'umanità. Che figure erano questi Voglio medici di sdrammatizzare, ma Molière? diciamo che Sicuramente molto nella attaccati. Parigi, perché sottolineo Parigi e Francia, Parigi del Seicento, ancorati a quella visione cristallizzata da oltre 1400 anni, per cui aveva già capito tutto Galeno, non c'era bisogno di osservare, di conoscere, di scoprire. Quello che ci insegna questa infezione, invece, questo lo voglio sottolineare, è che la medicina va avanti grazie alle conoscenze di base e all'osservazione della malattia, di come si manifesta, e quindi alla comprensione dei meccanismi e alla scoperta delle sue cause e delle terapie che funzionano. Ce l'ha detto prima anche il collega, questa sperimentazione sul plasma ovviamente vuole fornire la prova o eventualmente dimostrare che non agisce, cioè ci vuole la dimostrazione, l'osservazione. Ecco, ce l'ha insegnato Galileo. Ma lo sa cosa Nel le dico in più? 600 i medici italiani l'avevano già cominciato a capire.
quelli parigini assolutamente no. Ma lo sa che mi ha dato un assist, come si dice in gergo calcistico? Perché a Pisa c'era un virologo, Rodolfo Valli, coetaneo di Francesco Vaccabellinghieri, che fece parlare di sé in tutta Europa, quindi per continuare a dire che dall'Italia, in quel periodo, cioè, nel 600, ma qui stiamo parlando un po' di qualche anno dopo, va bene? Comunque di questo virologo si parlò veramente in tutto il mondo. E Ettore Mariotti, un caro amico del Circolo Mazzei, ha fatto una tesi, un giovanissimo, è un ragazzo pisano, che ha fatto una tesi universitaria su questa figura. Gli abbiamo chiesto di raccontarcela. Sentiamo. Un saluto a Carlotta, agli amici e alle amiche della Pisaniana, che oggi si trovano al Tempio di Minerva. Visto che parlate di virus, vi voglio parlare di un personaggio che abitava proprio queste terre. Eusebio Valli, nato a Cascianalta nel 1755, si laurea in medicina all'Università di Pisa, allievo del dottor Francesco Vaccabellinghieri, e all'inizio fa uno studio sugli esperimenti galvanici, che porterà poi a Londra, scrivendo il primo trattato in lingua inglese sul tema, e potrebbe aver ispirato Mary Shelley nell'idea del romanzo di Frankenstein. In seguito si occuperà di vaccini e 80 anni prima di Louis Pasteur mette a punto un vaccino sulla rabbia canina e studia un vaccino per la peste, che allora mieteva ancora tante vittime nelle fasce più povere della popolazione mondiale. Gira per il Mediterraneo, in Egitto, in Turchia, poi in Spagna, e dalla Spagna arriva all'isola di Cuba, dove c'era un caso, un'epidemia molto grave di febbre gialla, e ancora appunto non esisteva un vaccino, e il nostro Eusebio Valli sperimenta su di sé un sistema di vaccinazione che purtroppo si rivela inefficace, e muore all'età di 61 anni a L'Avana nel 1816, lo stesso anno in cui è morto Filippo Mazzei. E proprio nell'ultimo anno di vita Eusebio Valli scriveva lettere a Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti d'America, che era proprio interessato alle ricerche del Valli, e si può ipotizzare che i due si siano conosciuti proprio tramite Filippo Mazzei, nome non nuovo agli spettatori della Pisaniana. E il dottor Francesco Vaccabellinghieri aveva scritto di lui che il mio allievo Eusebio Valli ha scoperto un metodo per allungare la vita. Questo metodo probabilmente è proprio il vaccino. E le autorità locali dell'Avana, subito dopo la morte, fecero pubblicare un elogio al dottor Eusebius Valli e sulla lapide fecero scrivere un'epigrafe: morto per amore della vittima del suo amore per l'umanità. E sì, appunto, pensando oggi come a Cuba, lo sviluppo della medicina, insomma, il seme è stato piantato appunto da un nostro conterraneo, e assieme a Mazzei, sia Valli che Mazzei hanno dato un contributo allo sviluppo del continente americano. L'Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Pisa, di cui faccio parte, vorrebbe intitolare il proprio circolo proprio Eusebio Valli. E ricordiamo recentemente la brigata dei medici cubani che sono venuti in soccorso alla popolazione italiana nella pandemia di Covid-19. Con questo vi saluto, e un saluto a Carlotta e a tutti gli amici e le amiche che si trovano al Tempio di Minerva. Grazie dunque a Ettore Mariotti e per averci fatto conoscere questa figura di Rodolfo Valli, virologo di Casciana Terme, pensate. Professor Rossi, ci legge qualcosa del suo libro, allora, I medici di Molière? Sì, naturalmente riporto qualche brano tratto dalle commedie di Molière. Ben 5 commedie sono dedicate al tema della medicina, tant'è vero che poi hanno preso il nome del ciclo della medicina di Molière, dal malato immaginario, certo, l'opera più conosciuta, ad altre, per esempio, e quindi porto tanti piccoli dialoghi e poi li commento in chiave medica, dando uno spaccato della medicina del 600. Per esempio parlo della teoria dei 4 umori, per cui si riteneva che ci fosse da togliere l'umore maligno che si era aumentato in maniera patologica, per cui una terapia sottrattiva che quando andava bene consisteva in un purgante o in un enteroclisma. Quando invece andava meno bene, il paziente subiva un bel salasso. Il salasso. La cui efficacia era indicata dal fatto che aveva uno svenimento. Cioè, i medici dell'epoca lo ritenevano efficace quando il paziente cominciava ad avere i primi sintomi della ipotensione, dell'ipossia, dovuto all'anemia acuta che determinava il salasso. Certo. Ora, c'è da dire che la terapia sottrattiva è ancora valida oggi, perché il salasso si pratica.
ma si pratica in una sola patologia, che è la policitemia, la patologia nella quale i globuli rossi sono aumentati in grande numero, creando dei problemi alla circolazione. E oggi invece sottraiamo dal sangue sostanze patologiche. La stessa emodialisi che fanno i pazienti con insufficienza renale non consiste altro che nel sottrarre all'organismo, attraverso l'apparecchio dialitico, le sostanze tossiche che si sono accumulate in eccesso. Quindi qualcosa è rimasto di questa visione, però frutto di un'osservazione, frutto di una conoscenza, frutto dell'impostazione, insomma, scientifica della medicina di oggi, che infatti diciamo essere basata sulla evidenza. Senza l'evidenza rimangono intuizioni, tutte da verificare e talora anche pericolose. Detto questo, leggiamo. Detto questo, possiamo leggere, se vuole, una battuta, perché Molière prende in giro i medici dell'epoca, li prende molto in giro, quelli parigini. Tant'è vero, per esempio, a proposito del vino emetico, c'è questo dialogo tra Sganarello, qui siamo nel Don Giovanni, che non è del ciclo della medicina, ma parla anche lì di un momento. E con questo chiudiamo la puntata, le do una grande responsabilità, professor Rossi. Non so se chiudere Rossi. Così, però gli chiede quindi Don ci faccia Giovanni, sorridere, ma, ci faccia perché, ma perché questo vino emetico, che era per favorire il vomito? Il vino per favorire il vomito. Il vomito, poi non sto a spiegare, spiego in cosa consiste, ma no, non lo dico vabbè, adesso, ma noi la non prendiamo lo dico per... adesso. Il vino emetico serviva per indurre il vomito, allora effetti tossici. Andiamo. Beh, gli chiede, ma è così portentoso? Certo, dice il Garanello, c'era un uomo in agonia da 6 giorni. E non sapevano più che cosa ordinargli. Tutti i rimedi riuscivano vani e alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico. Don Giovanni, e guarì? Il suo servo, no, morì. E Don Giovanni, ah, un effetto strepitoso. Ma come no? E dice, scusate, mio signore, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete una cura più efficace? Quella, così si è tolto tutti i miseri. Beh, ragazzi, concedeteci anche di sorridere. Naturalmente, caso, grazie. Grazie al professor Rossi. Andiamo al ristorante Pettirosso di Palaia con il nostro amico Paolo per queste pappardelle meravigliose. Poi ritorniamo qua per i saluti. Non andate via, restate con noi. Ciao Carlotta, ciao gli amici del Tempio. Abbiamo cotto nel frattempo la pasta. Stiamo per scolare le nostre pappardelle. Aggiungiamo un filo d'olio. A questo punto la pasta con il ragù di cinghiale è pronta, è stata trattata in padella. A questo punto la possiamo impiattare. Ecco, e questa è la conclusione del piatto. Ecco qua, vi aspettiamo stasera per gustare questa prelibatezza insieme alla tagliata che faremo, cotta nel forno a legna, ai nostri fagioli frantoiani, al dolce e per finire una cosa buonissima e speciale perché è proprio del nostro territorio. I liquori dell'antica grapperia Morelli, limoncino, arancino, grappa, l'amaro etrusco e chi più ne ha più ne metta. Sono ottimi e ci fanno compagnia per finire la serata. Grazie al ristorante Pettirosso, noi tra l'altro abbiamo anche appetito, ci dirigiamo tra poco al nostro Pettirosso con queste pappardelle meravigliose. Voglio ringraziare ancora una volta anche per questo bellissimo vestito che mi hanno fornito i Poggianti 1958 di Peccioli, grazie davvero, grazie al liquorificio Morelli e a tutte quelle insomma, persone che hanno realizzato insieme a noi questa puntata e voglio soprattutto ringraziare i nostri ospiti e allora il professor Rossi, cardiologo e angiologo, docente all'Università di Pisa, il professor Marco Gesi, prorettore per i rapporti con gli enti del territorio, con delega alle attività sportive, presidente del corso di laurea in fisioterapia e direttore del centro di medicina riabilitativa Sport and Anatomy, Gino Petri, il dottor Petri, fisioterapista, presidente di ATI Toscana e presidente della commissione d'Albo Fisioterapisti, Pisa, Livorno, Grosseto, dell'Ordine, lo devo dire l'Ordine, lo dico, certo che lo dico, TSRM, PSTRP, si chiama così, è un maxi ordine di 19 professioni sanitarie, non solo infermieri, non solo medici, ma ci sono anche loro, fisioterapisti, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio ed altri, e beh, l'ho detto, altri 16, ok?
Grazie, grazie di cuore a un grande amico, il dottor Riccardo Froli, che naturalmente, oltre ad essere una persona di grande spirito, veramente rappresenta una categoria che è stata in prima linea, così come i medici, così come tutte le altre figure sanitarie che abbiamo testé menzionato. Dunque un saluto particolare a tutti i farmacisti attraverso il dottor Riccardo Froli, segretario di Credo Toscano di Federfarma e presidente di Federfarma Pisa. Professor Marco Rossi, posso avere il suo libro? Voglio concludere con questo bellissimo, I medici di Molière, la medicina del Seicento nel teatro del grande drammaturgo, edizioni ETS, un libro spassosissimo per parlare e ridere anche un po' della medicina e dei dottori. Non so, comunque li ringraziamo naturalmente i dottori, ringraziamo tutti i dottori. Ci perdonerete se ogni tanto ci ridiamo anche un po' su. Grazie al Circolo Mazzei, grazie a Massimo Balzi e Teresa Sichetti e al prossimo appuntamento, grazie naturalmente anche a Max Paoli alla parte tecnica, a Roberto Gabriele, insieme a lui. Ci ritroviamo nella prossima puntata della Pisaniana su 50 Canale, perché siamo ripartiti e continueremo fino all'estate. Ciao, alla prossima.